In uno scenario economico caratterizzato da inflazione, tensioni geopolitiche e cambiamenti tecnologici, il saldo 2023 per le imprese italiane resta positivo, ma non per tutti gli ambiti di attività. Oltre il 70% delle 42.000 imprese registrate in più negli ultimi 12 mesi, infatti, opera in soli tre macrosettori: le costruzioni, il turismo e le attività professionali. È quanto emerge dai dati Movimprese sull'andamento della demografia delle imprese nel 2023, elaborati da Unioncamere e Infocamere sulla base del registro delle imprese delle Camere di Commercio. Il più dinamico in termini di crescita imprenditoriale è il comparto delle costruzioni, che, nonostante l'incertezza sulle prospettive dei bonus legati al mondo dell'edilizia che ha caratterizzato il 2023, alla fine dello scorso anno ha contato 13.541 imprese in più rispetto al 2022. Bene anche le attività professionali, scientifiche e tecniche, trainate da un boom della consulenza aziendale e amministrativo-gestionale. Anno positivo anche per il comparto della vacanza e delle attività immobiliari. I settori più tradizionali continuano a segnalare un restringimento della platea delle imprese. Per il commercio il 2023 si è chiuso con una riduzione complessiva di 8.653 attività, coinvolto in particolare il commercio al dettaglio. Segno meno anche per l'agricoltura e la manifattura. L'IMU sulla prima casa è stata abolita nel 2013, ma le altre imposte patrimoniali che continuano a gravare sugli italiani garantiscono alle casse dello Stato 49,8 miliardi di euro l'anno, un importo relativo al 2022 che vale 2,6 punti di PIL, il doppio rispetto al 1990, lo rileva l'Ufficio Studi della CGA. Nel dettaglio, il gettito dell'IMU TASI è di 22,7 miliardi di euro, 7,7 miliardi arrivano dall'imposta di bollo, 7,2 miliardi dal bollo auto. L'imposta di registro e sostitutiva ha un gettito di 6,2 miliardi, il canone RAI 1,9 miliardi, l'imposta ipotecaria 1,8 miliardi, quella sulle successioni e donazioni 1 miliardo. Infine, i diritti catastali costano 727 milioni, l'imposta sulle transazioni finanziarie 461 milioni e quella su imbarcazioni e aerei 1 milione. A peggiorare il quadro negli ultimi due anni, l'inflazione, che si è abbattuta sui conti correnti degli italiani con la forza di una patrimoniale. Al netto dei nuclei familiari che hanno trasferito una parte dei propri risparmi nell'acquisto di titoli di Stato, la stragrande maggioranza ha subito gli effetti negativi della perdita di potere d'acquisto indotta dal fortissimo aumento dei prezzi registrato nel 2022 e nel 2023. Oltre 1.300 brand espositori, di cui 40% esteri, 600 i buyer internazionali ospitati da 72 paesi. Sono i principali numeri della 70esima edizione di Vicenza Oro Jewelry, The Jewelry Boutique Show, manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group, che ha aperto i battenti nel quartiere fieristico di Vicenza. Attesi visitatori da 130 nazioni. Corrado Peraboni, amministratore delegato di Italian Exhibition Group. È un'edizione di svolta, l'edizione che chiude i primi 70 anni e appena gli espositori chiuderanno i loro stand entreranno le ruspe per preparare i prossimi 70 anni con il piano di ampliamento e riammodernamento di questo quartiere. Quindi una lunga storia che faremo di tutto perché abbia ancora un lungo futuro. Nel 2022 l'Italia si è confermata il primo esportatore europeo del settore, con 8 miliardi e 200 milioni di euro. Per il 2023 sale al 44% la percentuale delle imprese del comparto orafo gioielliero che dichiara una crescita del fatturato. Sull'anno appena iniziato c'è un moderato ottimismo. 2024 sta partendo bene, anche se non con i tassi del periodo immediatamente dopo la pandemia, il settore continua a crescere. Quindi ci sono tutti i presupposti, ovviamente tensioni geopolitiche permettendo, che questo sia ancora un anno di crescita per la nostra industria.